laurea in medicina e CPM, che ha organizzato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile questo incontro dedicato proprio alla comunicazione nella crisi. Ecco, comunicare la crisi è per un comunicatore forse il momento più difficile, perché bisogna dare o affrontare le notizie che non si sarebbero mai potute dare, il momento in cui bisogna difendere e riaffermare la reputazione dell'ente, sia questo un ente pubblico o una società privata. Ovviamente questo pone una serie di questioni che in questa sede verranno affrontate in prospettive diverse, perché i relatori provengono da esperienze scientifiche e professionali nel mondo della comunicazione molto diverse, quindi da enti privati così come da enti pubblici. Peraltro alla comunicazione dell'emergenza o alla comunicazione della crisi sarà dedicato anche un workshop che si terrà il 21 giugno al Collegio Nuovo, in collaborazione con questo collegio, con uno dei collegi storici dell'Università di Pavia e i corsi di laurea di Cinema CPM, rivolto a tutti coloro, studenti o esperti del mondo della comunicazione che vogliono aggiornarsi o affrontare in una prospettiva o comunque attraverso un rapporto mediato con i relatori e i partecipanti questo problema.
però mi sembra, al fatto che sia nota, è una conferma che sia così importante. Bene, questo acronimo suona con quattro appunto iniziali che corrispondono a quattro termini inglesi. L'acronimo è VUCA, V-U-C-A. Ecco, se voi andate partecipate a qualche convegno su queste cose, qualche incontro tra professionisti, bene, indubbiamente questo da qualche mese, da un paio d'anni almeno, è quello che meglio fotografa la situazione. Cosa stanno a significare queste le quattro lettere VUCA? Stanno a significare il contesto che, a parte obiettivi, ha creato questa tempesta perfetta. V sta per volatilità. Noi viviamo in un ambiente estremamente, estremamente volatile, sotto proprio il ritmo degli eventi, no? Quindi c'è una rapidità, una successione, una temporaneità che è straordinaria. Penso a un settore in qualche modo analogo, che è il PR litigation, no? Che è sostenere la parte in qualche modo comunicativa delle cause giudiziarie. È incredibile la volatilità di queste delle notizie, la volatilità dei fenomeni. Secondo, la U sta per uncertain, cioè incertezza, incerto. Quindi è volatile, ma una situazione estremamente incerta. La C, complessità. La complessità dei fenomeni nei quali noi siamo immersi oggi è straordinaria. È una complessità, tant'è che non è un caso che questa complessità è ormai, anche in situazioni relativamente semplici, significativamente delegata a macchine. Molte delle decisioni che già oggi vengono prese in molti contesti sono affidate ad algoritmi, perché la situazione veramente contiene elementi di complessità elevatissima. A è ambiguità. Noi viviamo in un contesto in cui ci sono i segnali, i fenomeni, le prese di posizioni sono caratterizzate da significativa ambiguità. Quindi questo contesto, VUCA, volatilità, ambiguità, complessità, ambiguità, porta a fare sì che ormai la domanda, come sapete, non è se a un'organizzazione significativa capiterà mai una crisi, ma la domanda ormai è quando capiterà la crisi. E il caso che mi è capitato di seguire recente, qualche anno fa, di Costa Concordia, è un caso veramente emblematico. Io ero il venerdì prima dell'incidente a Genova a presentare Costa Concordia come un caso eccellente di comunicazione. Abbiamo fatto tre giorni dopo, Costa era in quel momento in testa a tutte le classifiche di reputation, tant'è che a Genova, cioè, andate su internet, c'è anche un mio intervento che presenta questo dato. Costa era in testa, nel giro di 72 ore abbiamo avuto una crisi straordinaria. Quindi non è, per molte organizzazioni ahimè, il se capiterà una crisi, ma quando capiterà una crisi. Ricordavo prima con Paolo Costa il fatto che per tutta una stagione che ci ha visto anche insieme fare varie cose, la gestione della crisi nelle aziende italiane, nelle migliori, soprattutto quelle internazionali, ricordavamo una famosa industria farmaceutica tedesca, era molto focalizzata sulla preparazione della crisi. Questo c'è indubbiamente anche oggi, e il grosso del crisis management per tutti gli anni 90 era significativamente un crisis management un po' con la riserva mentale, nei migliori, del tipo ci prepariamo ma è improbabile che avvenga, questo è il tono. Oggi invece c'è un'attenzione in maniera molto forte a gestioni di crisi attuali, perché brand notissimi, brand affidabilissimi, sono stati sottoposti negli ultimi 24 mesi a crisi impensabili. Tutto questo è unito a parte subietti e crea la tempesta perfetta. A parte subietti VUCA, a parte obietti VUCA, a parte subietti, cos'è accaduto? È accaduto quello che abbiamo di fronte, cioè che una volta, e andate a vedere i manuali di crisi, io ne ho diversi, tutta la gestione della crisi, tipo Tylenol, tanto per intenderci, era basata sul presupposto di una relativa possibilità di centralizzazione delle informazioni. Buona parte dei passi, degli steps che venivano in qualche modo suggeriti per la gestione della crisi
erano basate dalla costituzione del team di crisi, della camera di crisi, delle modalità di risposta, la gestione con i media, sul fatto di una relativa centralizzazione. Il caso Costa Concordia, e ho partecipato ad alcune riunioni del team di crisi, almeno quelle dei primi giorni, è stato proprio la stessa cosa accaduta con altre crisi che in qualche modo ho visto negli ultimi mesi, invece il fatto che noi viviamo proprio nel sinottico, quindi il fatto che la crisi a parte soggetti è raccontata da migliaia di persone, da tutti coloro che sono coinvolti. Nel caso di Costa Concordia noi abbiamo avuto in tempo reale la cronaca dell'incidente, continuamente ripetuta e ripresa dai social media, e quindi questo sinottico, il fatto che ogni l'evento è visto da una pluralità di persone, il fatto che non vi siano informazioni sull'evento, che siano in qualche modo, sia impossibile gestire in maniera centralizzata, il fatto che chiunque, semplicemente con quello che ha in tasca, riesce in maniera molto efficace a documentare quanto sta accadendo, ha cambiato radicalmente la gestione della crisi. Quindi, tempesta perfetta, a parte obiecti VUCA, a parte soggetti il sinottico dei media, il fatto che ciascuno di noi può in qualsiasi momento raccontare la crisi e poi tutte le fasi ulteriori, perché ovviamente questo accompagna tutti i momenti della crisi. Ecco. Ovviamente con quel presupposto della volatilità c'è anche un dato consolante che emerge, e questo è una differenza significativa. Abbiamo un tendenziale accorciamento della durata della crisi, anche questo è molto studiato, e crisi come quelle del Tylenol, ne parliamo ancora oggi a distanza di 18 a distanza di più di 30 anni, bene, ne parlo almeno oggi, e le crisi invece hanno spesso una durata abbastanza corta, anche se poi esistono tempi diversi, riprese, c'è tutto il parallelo, è un po' più complicata, finché dura una crisi abbiamo l'accompagnamento della medesima da parte di tutti coloro che in qualche modo possono intervenire, con la capacità di diffusibilità, ecco la spreadability, cioè la possibilità. Una volta si parlava di notiziabilità, adesso il concetto fondamentale non è quello di notiziabilità, ma di diffusibilità dell'informazione, ecco, molto importante. Allora, arrivo alla conclusione, tutto questo che giustifica l'importanza, e secondo me sono molto d'accordo quando sta facendo il corso di laurea, di portare attenzione anche con oggi a questo tema, in un contesto in cui la reputazione diventa un asset fondamentale dell'organizzazione. Cioè, nel momento dell'età delle crisi, in cui ogni giorno c'è una crisi, che ogni giorno più o meno, ma ogni settimana c'è una crisi significativa, che di impatto molto rilevante, bene, in un'epoca in cui la reputazione è diventata un asset fondamentale. Tutti noi abbiamo presente, ecco, per citare persone che non sono qua ospiti oggi, cosa è capitato per un'affermazione alla Zanzara a Barilla. Cioè, la reputazione, Barilla ha impiegato quasi 2 anni al ritorno alla piena agibilità in qualche modo del brand, e riuscendoci pienamente, però è stato un lavoro molto complesso, nel giro di poche ore, già i principali acquirenti sul mercato americano avevano detto che non avrebbero più distribuito la pasta Barilla, e già era iniziata tutta una, in qualche modo, campagna di concorrenti su questo tema, appunto, della diversità. Bene, questo perché? Perché la reputazione è di fondamentale importanza. Se tu non hai una reputazione adeguata, e soprattutto in alcuni settori, mass market, opinione pubblica, diverso ovviamente il B2B, in cui la reputazione ha un valore in qualche modo di natura diversa, ma se tu non hai una reputazione adeguata, nel giro di poche ore rischi di uscire da mercati giganteschi. Costa Concordia, la Costa, dalla prima compagnia più stimata e amata dagli italiani, per 12 mesi ha
avuto problemi enormi a riempire le navi, problemi veramente enormi. Ossia, quindi sono crisi continue, frequenti, rapide, che però incidono in maniera significativa sulla reputazione e sulla stesso andamento dei fondamentali di qualsiasi organizzazione. Ovviamente quanto detto per il privato vale assolutamente per il pubblico, e quindi questo vale ovviamente per le strutture ospedaliere, vale per chi opera nelle vari settori dell'amministrazione, vale per tutti gli enti di servizio, vale per scuole, università, eccetera, in cui abbiamo, sapete, il numero di crisi che sono capitate nelle scuole, voglio dire, quando mai prima le scuole erano situazioni in cui c'è già, ma adesso ovviamente con la possibilità di riprendere tutto, con un attivismo inaudito dei genitori, ecco, capite che questo diventa un territorio molto complesso. La figura come quella del preside o con l'analogo direttore, quello che è, insomma, diventa spesso una figura effettivamente di confine per la gestione di crisi attuali e crisi potenziali. Molti comportamenti di questi sono dettati dalla preoccupazione giusta della reputazione. Allora, tempesta perfetta, contesto oggettivo che è cambiato in maniera radicale rispetto a qualche anno fa. VUCA, sinottico, centralità della reputazione fanno sì che il tema della crisi sia per la prima volta un tema centrale. Anche nel termine del mercato della comunicazione, solitamente chi si occupava di crisi erano poche agenzie specializzate. In Italia c'è una, due agenzie specializzate nella crisi. Oggi il tema della crisi invece è un tema che riguarda qualsiasi agenzia o qualsiasi soggetto che si occupi di comunicazione, perché è diventato effettivamente l'età della crisi. Quindi questo per dire che questo incontro, ma in generale la sensibilità al tema, è secondo me quanto mai opportuna, almeno finché il contesto è quello nel quale attualmente siamo immersi. Quindi ha fatto molto bene questo corso di laurea e chi e gli altri organizzazioni a mio avviso a pensare a questo tema. Grazie.